La finale di uno dei talent show giovanili più famosi della Liguria, Leo's Got Talent, organizzato dal liceo scientifico Leonardo da Vinci di Genova, animerà il Politeama genovese il 7 giugno dalle 20 con ospiti Aldo De Scalzi, che sarà presidente di giuria, il cantante Alfa, il comico Daniele Raco e altri. L'evento è giunto alla sua 13ª edizione e chiuderà un ciclo. Un'edizione che insomma si appresta a essere, come abbiamo definito anche nel nostro slogan, l'ultima chiamata, insomma, è il nostro commiato dalle scene, almeno personalmente. Mi auguro che qualcuno possa, magari volendo, insomma, portare avanti questa tradizione, però è un impegno veramente chiaramente gravoso. Parliamo di più di 12.500 spettatori dal 2009, che è il primo anno in cui siamo andati in scena, più di 1.600 fra artisti e addetti ai lavori. E veramente siamo molto soddisfatti, insomma, di questo percorso. I ragazzi si cimenteranno in esibizioni di canto, danza e recitazione. È un percorso che impegna gli alunni durante tutto l'anno, il che certifica l'impegno e la volontà di mettersi in gioco. Ho iniziato a scoprirlo poco per volta e mi sono resa conto che era tanta roba, che quindi anche la sua organizzazione è un'organizzazione che è venuta fuori poco per volta e che è andata avanti tutto l'anno. La Regione sottolinea con orgoglio l'appoggio alla manifestazione, che ormai è un appuntamento di successo. Ha registrato numeri da record, oltre 12.000 spettatori, oltre 1.600 persone che hanno calcato queste scene. E poi devo dire che Regione Liguria è molto felice di poter sostenere, non soltanto perché appunto avremo modo di assistere ad un bellissimo spettacolo dove vedremo questi ragazzi che mettono a frutto proprio quelle che sono le loro attitudini artistiche fuori dalle mura degli istituti scolastici, ma anche perché appunto Leo's Got Talent è sempre affiancato anche da associazioni, istituzioni che perseguono appunto delle finalità sociali importanti. Non manca ovviamente lo spazio per la beneficenza. Partner della serata l'Associazione per la lotta all'ictus cerebrale, da tempo impegnata nelle scuole. Legame principale direi che è dovuto al fatto che noi andiamo nelle scuole con un gran progetto che ha coperto tutta la Liguria e il Basso Piemonte in collaborazione con il Rotary. E nelle scuole somministriamo dei questionari sulla conoscenza dell'ictus.